pastori microscopici, angeli di terracotta, ma anche personaggi inediti per un presepe tradizionale, come i soldatini naturalmente fatti a mano, per non parlare di gufi e cavallucci a dondolo, angioletti e altri animali. Sono questi e tanti altri i personaggi che si incontrano tra le bancarelle della Fiera di Santa Lucia, che come ogni anno espone il meglio della tradizione artigiana salentina legata al Natale, con generose incursioni anche nella contemporaneità. La particolarità dei miei personaggi è che sono snodati nelle braccia, a differenza di quelli industriali, e quindi hanno quell'aspetto veramente umano, sembra un paesaggio lillipuziano come potete vedere, no? Cioè, adesso ci manca qualche altro mestiere che è molto bello, che purtroppo, tra parentesi ovviamente, abbiamo già venduto. I visitatori affollano gli stand nel chiostro dei Teatini, nel cuore del centro storico leccese. Il presepe nel concetto tradizionale di fatto ormai, diciamo, tende a scomparire, e forse è un bene sotto certi aspetti sicuramente. Cartapesta, terracotta, legno sono i materiali più utilizzati, ma gli artigiani locali oggi si affiancano anche tecniche e materiali innovativi in arrivo da altri paesi, come questi presepi africani. Questo di sotto abbiamo usato il tronco di olive, poi questo fiore di albero di banana. Abbiamo fatto come un incontro per le culture, dove usiamo il basso per il territorio di qua, questi alti dal nostro paese. In fiera non mancano poi gli innovatori, c'è chi costruisce presepi in prospettiva realizzando opere d'arte come questa e anche chi ha dato ai suoi lavori una lettura simbolica permettendo ai suoi ninnoli di accompagnare la casa per l'intero anno. Sono simboli che vanno bene per ogni occasione, perché sono dei messaggi alla fine, sono delle immagini archetipiche che ricorrono nell'immaginario collettivo, quindi alla fine io le ho utilizzate in questo caso per Natale, però poi alla fine possono essere appese su un muro, per rallegrare un angolo della casa e per essere donate, per dare determinati messaggi alle persone.